Salve a tutti ragazzi e bentornati nel nostro quarto episodio di Bioshock. Dunque, siamo pronti per muoverci in una nuova direzione. Ecco, qui non ci servono i sali, quindi muoviamoci ragazzi. Ecco qua, usciamo di qui ed eccoci arrivati. Dobbiamo raggiungere Monument Island, guardate. Perfetto. Ok, abbandona la zona. Quindi tempo di muoverci in una nuova direzione. Vediamo. Ok. Aspettate, raccogliamo. Allora, come vedete qui forse abbiamo dei livellamenti per le nostre abilità. Queste due non sono disponibili, però questa sì. Ecco qui. Autopossessione. Accetta. Si possono possedere gli umani che si suicidano al termine dell'effetto. Quindi, ottimo. Possession now turns machine and man into allies. Hold and release to create a ghostly trap. Trappola incorporea, molto bene. Allora, poi usiamo qua. Ok, raccogliamo soldi anche da qui. Guardiamoci attorno, sempre lì là. Ah, qui abbiamo un altro di quelli da guardare, molto bene. Kinetoscopio. Sali, veloci, e usiamo subito il nostro potere della possessione. Devi stare attento al... Ok, abbiamo posseduto la macchinetta, ragazzi, quindi... Vabbè, se li manco però, ragazzi, il top del top. Avendo un po' di problemi, eh. Perfetto. Allora, i nemici li abbiamo stesi, bene o male.
Là abbiamo un mitragliatore, magari possiamo raccoglierlo. Sì. Ok, abbiamo il massimo dei nostri colpi di mitra. Ancora propaganda del falso pastore. Allora, vediamo di qua. Controlliamo sempre in giro. Praticamente mitra ce l'abbiamo già al massimo. Qua non c'è niente da raccogliere. Ecco. Vediamo nella borsa, niente, vuota. Qui era tutto vuoto, comunque, vabbè. Ragazzi, penso che, a meno che qui ho visto che c'è qualcosa da prendere. Gettoni. Ancora non bastano per potenziare la nostra... Però... peccato che non abbiamo vigor per colpire quest'altra. Veramente peccato. Mi piace comunicarle che l'accesso a Monument Island è interdetto. Deve uscire. Gli operai devono raggiungere l'isola tramite la Skyline. Ma lei, abbiamo appena trovato i sali necessari, quindi andiamo. Cosa su cui sono arrivati gli sbirri prima? Batteria. E facciamo un po' di gettoni, ragazzi, che dobbiamo potenziare i poteri dei sali, eh. La linea porta a Monument Island. Wow! Non può andare da questo palco! Propaganda contro il falso pastore, quindi contro di noi. Continua, mannaggia loro. Allora, trovi un modo per rilevare i mezzi e i merci che bloccano lo Skyline. Innanzitutto, ragazzi, sali. Qua abbiamo un voxafone. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Pioggia per 40 giorni e 40 notti e non lasciò vivere niente che camminasse. Vedete, amici miei, anche Dio ha diritto di rifare le cose. E cos'è Columbia se non un'altra arca per altri tempi? Ok. Sentiamo. Ok, lasciamo menare fra di loro. C'è un'altra skyline più in alto. Se riuscissi a salire un po', probabilmente potrei raggiungerla. Perfetto, un'altra skyline più in alto. Quindi adesso raccogliamo un po' tutto nella zona, guardiamo i vari barili, perché ci servono soldi, ragazzi. Soldi per potenziare tutti i nostri sali. Qua è vuoto. Ecco, possiamo appenderci là. Allora. Vai. 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 Allora, è sotto il nostro controllo. Bellissimo. Questo mi uccide dentro. Si suicidano loro, ragazzi, bellissimo. Veramente.
Allora, proseguiamo. Quanto è difficile fare le esecuzioni, credetemi. Skyguard. Il Delaware con spada fiammeggiante e ali d'angelo. Questi qua non ci attaccano. Ascolta la mia preghiera. Andiamo a vedere di là se c'è qualcosa da raccogliere. A volte i segreti in questi sparatutto sono proprio celati. Ma questi proprio non ci attaccano, ragazzi. Io non gli farei niente a loro. Vedete? Per risparmiare la vita. So perché sei venuto, falso pastore. Vedo ogni peccato che macchia la tua anima. Wounded Knee, la Pinkerton, il bere e il gioco d'azzardo. E ovviamente Anna. E ora, per ripagare un debito, sei qui per il mio agnello. Ma non tutti i debiti si possono ripagare, Booker! Non mi conosci, amico! La profezia è il mio mestiere, DeWitt. Come il sangue è il tuo. Sai perché questi uomini morirebbero per me? Perché ho visto il loro futuro nella gloria e quindi sono soddisfatti. Cosa ti ha portato a Columbia, Booker? Portaci la ragazza e cancelleremo il debito? Finirà nel sangue, DeWitt. Ma, a pensarci bene, finisce sempre così con te, no? Sempre nel sangue. Sei venuto per traviare il mio agnello, ma il tuo bastone è storto e la tua vita contorta. Torna alla Sodoma da cui sei venuto! Abbiamo indicazioni per la Skyline di qua. Va via! A bordo il dirigibile del profeta. Vai! Perfetto, siamo messi bene, non abbiamo bisogno di altri sai, qua fuori ci sono comunque, quindi... questa madre suicida è bellissima, veramente. Trovare i comandi per portare questo coso a Monumentale. Ok, c'è la suorina. Non gli facciamo niente. Raccogliamo solo le... È tutto ok. Non ti farò del male. Io vedo, sono tutti indottrinati da questo custo. Questa donna non sappiamo chi è, non è la donna che dobbiamo trovare. Ok, non posso far funzionare questo coso. Il Signore perdona tutto, ma io sono solo un profeta. Non sono obbligato. Amen. Amen. Gesù! Guardala qui! Ci dobbiamo subito. Ah!
Ok ragazzi, stavolta l'abbiamo presa. Scusate, la prima volta non l'abbiamo presa tutta, ma non sto a farvi tagli, Ecco il dirigibile che cade. Cominciano le prime vere distruzioni qua a Columbia, niente da dire. Qua non si va, quindi io direi che forse dobbiamo prendere ancora Skyline. No, giustamente ci danno la possibilità, ecco ragazzi, non lo vedevo, ma non so se abbiamo abbastanza monete, ma non credo, no? Non possiamo ancora potenziare nessuna delle due, ma peccato. Ragazzi, serviranno veramente tante monete. Abbandona la zona, cambiamo zona, dai. Benvenuti a Monument Island, ragazzi, facciamo il nostro trofeo. Sembrava un posto dove tenere una ragazza. Di cosa aveva paura questa gente? Eccoci ancora, vediamo Monument Island, continuiamo il nostro obiettivo di trovare la ragazza, soprattutto troviamo dei sali per... Mi chiedo perché soldi. L'abbiano rinchiusa qui. Rischio di morte. Ah, ecco. Mannaggia. Ok. Perfetto. La pergamena, ragazzi. Il seme del profeta siederà sul trono e ricoprirà le fiamme di fiamme la montagna dell'uomo. Monete. Ancora questa statua. Ah, un boxafone. Immagino che anche in una zona d'accesso limitato a questi ragazzi bianchi serva qualcuno che pulisca i pavimenti. Ogni giorno mi fanno i complimenti per la chiarezza del mio linguaggio, perché ho studiato un po', ma mi ascoltano? Diavolo. Sanno della cosa di sopra, la spiano tutto il giorno mentre fanno finta di non sapere che cosa sta facendo a questo posto. La cosa di sopra, cosa sta facendo a questo posto? Ragazzi, quanta lore veramente che c'è qui, quanta lore. Cos'è questo? Uno studio dell'uomo, sembra. Probabilmente quarantena. Non parlate con l'esemplare. Che sia la ragazza l'esemplare. Se è un enigma questo o se si può, penso si possa tranquillamente proseguire, è solamente una cosa messa. Andiamo in questa stanza, guardate qua, cosa diavolo le stanno facendo? Probabilmente gli facevano esperimenti. Ma dai, ok,
capo, signore, mi ha chiesto di registrare per il profeta, quindi eccomi qui. Ho sostituito l'intera scatola fusibili, come richiesto, e le luci funzionavano bene ieri, ieri sera. Oh, signore! No! Ok, il nostro Ty Bridey credo abbia fatto una brutta fine, eh. La butto lì. Ok, capo, signore, mi ha chiesto di registrare per il profeta, quindi eccomi qui. Scusa, ho fatto partire due volte. La scatola fusibili, come richiesto. Le luci funzionavano bene ieri. Ho fatto due volte la registrazione, che possiamo anche parlare qui sopra. Signore, no! Qui proietta il nulla. Ok, capo, signore, scusate, mi ha chiesto di registrare per il profeta, quindi eccomi qui. Ho sostituito l'intera scatola fusibili, come richiesto, e le luci funzionavano bene ieri. Allora, siamo arrivati in una nuova zona, nuovo xafone, cioè così non sentiremo più. Immaginare il proprio futuro è una cosa, e un'altra è vederlo. Perché io ho visto i semi di fuoco che prepareranno la Sodoma di sotto per l'avvento del Signore. Ma sarà Elisabeth a gettare quei semi, non io. Io cadrò prima che il lavoro sia compiuto. Ma lei raccoglierà il mio fardello. Il Signore mi sta chiamando. Sento il suo amore in ogni tumore. Perché questi rappresentano il treno che mi porterà alla sua stazione. E me ne andrò felice, sapendo che Elisabeth prenderà il mio posto. Ma sta giungendo il falso pastore per far perdere il mio agnello. Non salirò su quel treno finché lei non sarà al sicuro dalle sue menzogne. Allora io alle volte non vado avanti perché non vedo si togliere nulla. Inoltre ho trovato questo, guardate. Un'infusione. Io direi di aumentare la salute. Ok, andiamo sempre in ordine, teniamo sempre tutto abbastanza bilanciato. Qua abbiamo delle carte. Ma credo dobbiamo proseguire di qua. Non toccate gli esemplari. In nessuna circostanza. Un attimo mi è sembrato di vedere qualcosa, tipo un braccio dall'altra parte. Prova a tirare una leva, via. Non succede niente, si apre come se potessimo parlare con qualcuno da questo lato, ma non succede niente di qua. Neanche, sembra quasi che fosse una casa, una camera per qualcuno. Lo spogliatoio. Dobbiamo andare là. Immaginare il proprio futuro è una cosa, e un'altra è vederlo. Ragazzi, scusate, faccio partire perché sempre io ho visto i semi di fuoco che prepareranno la Sodoma di sotto per l'avvento del Signore. Dopo averli sentiti una volta, ma sarà Elisabeth a gettare quei semi. Sto sbagliando di continuo. Io cadrò prima che il lavoro sia compiuto. Vediamo qua. Ma lei raccoglierà il mio fardello. Il Signore mi sta chiamando. Quindi è Elisabeth che sento il suo amore in ogni tumore. Perché questi rappresentano il treno che mi porterà alla sua stazione. E me ne andrò felice, sapendo che Elisabeth prenderà il mio posto. Ma sta giungendo il falso pastore per far perdere il mio agnello. E qui se ne vai. Non salirò su quel treno finché lei non sarà al sicuro dalle sue menzogne. Lo
locali della cena. Chiedo scusa, ho fatto partire i voxafoni più volte, non era mai successo in questi episodi, ma aspetta, devono rimanere chiuse tutto il tempo, c'è scritto. Non sei giustamente un esemplare, Elisa. Ehi, cos'è? Apre portali. Qualsiasi cosa fosse, non ha niente a che vedere col lavoro che devo fare. Direi di no, Booker. Allora ragazzi, come vedete, questo lavoro non fa che peggiorare. Abbiamo un voxafono che raccogliamo e ascoltiamo. Cosa rende diversa la ragazza? Sospetto che abbia a che fare più con ciò che non è che con ciò che è. Una piccola parte di lei rimane nel posto da cui è venuta. A quanto pare all'universo non piace mescolare troppo le carte. Allora ragazzi, dunque, dietro questa leva probabilmente ci sarà un trigger importante di missione, ma abbiamo registrato veramente tanto per il nostro quarto episodio, quindi io se vi è piaciuto questo episodio vi chiedo di lasciarmi il solito like, vi chiedo di iscrivervi al canale per sapere quando metterò online la prossima parte di Bioshock Infinite, appunto. Quindi ragazzi, che dire, se vi è piaciuto questo episodio, come vi ho già detto, tutti i crismi del caso, noi ci vediamo alla prossima e grazie a tutti, ciao ciao e grazie di aver visto questo video.